Buon lunedì 3 giugno, buon inizio settimana a tutti voi. L'avevamo anticipato la settimana scorsa, stiamo facendo il giro dei sindaci eletti in provincia di Alessandria e oggi ci spostiamo ad Ovada per incontrare il primo cittadino Paolo Lantero. Buongiorno, Buongiorno, grazie anche a lei per essere buongiorno a qua tutti. insieme a noi. Sicuramente un successo, cioè il suo, devo dire, un successo con tre righe sotto, perché insomma in un'Italia, la provincia di Alessandria ha seguito le orme dell'Italia che ha premiato soprattutto la Lega Nord, lei invece, che appartiene al centro-sinistra, è stato eletto, segno che gli ovadesi volevano come sindaco per i prossimi 5 anni nuovamente Paolo Lantero. Direi che con questa apertura potrebbe già essere concluso la nostra chiacchiera. Sì, un risultato onestamente, l'ho detto da subito, un po' sopra le righe, non atteso, probabilmente un risultato che ha premiato un percorso in una situazione decisamente sfavorevole a noi, che rappresentiamo comunque, benché lista civica, il centro-sinistra. Infatti. E quindi oggettivamente una situazione strana per la provincia, strana per l'Italia. Per ricordarlo, il risultato anche comunque regionale è un po' differente, perché abbiamo la Lega al 33% e anche centrosinistra unito al 33%, quindi anche questo aspetto va Certo. ricordato, un po' di differenza c'era. In tutti i casi il Cioè, non si tolga 57%. dei merici, comunque i No, meriti. vabbè, ma Comunque, gli ovadesi si sono espressi gli chiaramente. aspetti tendiamo a non mitizzarli mai, gli aspetti anche più positivi, ma a misurarli come il nostro stile. Il 57,3% è un numero oggettivamente superiore al precedente risultato, che era 49%. Io dico sempre con certezza, non è mai solo frutto di un capolista, non è mai solo il frutto di un leader. C'è una squadra, c'è un lavoro, ci sono tante persone che hanno collaborato in silenzio. Mi viene da pensare a quelli che vanno ad attaccare i manifesti o quelli che hanno preparato i momenti di conviviali. Insomma, si vince quando si lavora insieme e nel modo migliore. Poi le condizioni Però insomma, fanno il resto. se il capitano è buono, come dire, si sceglie anche i soldati buoni Sì. e quindi insomma, si va alla Si va battaglia alla battaglia. armati in maniera giusta. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Piero. Buongiorno, signor Piero, prego. Direi che a Ovada non hanno creduto alle divise portate così in modo abusivo, ai mitra e ai rosari. Molti complimenti, bravissimi. Nient'altro, Sì, grazie, buongiorno. grazie a lei, signor grazie, Piero. grazie signor Piero, grazie, gentilissimo. Sì, a Ovada c'è stato questo effetto di voto veramente differente, perché regionali e europee sono andati in un senso, Infatti, benché appunto con una piccola differenza, però poi le amministrative localmente c'è veramente stato, sì, controtendenza. controtendenza. Allora, come ha fatto il signor Piero, potete telefonare, siamo come sempre in diretta 0131 23 1092, il nostro numero di telefono. Evidentemente gli ovadesi hanno premiato quello che lei ha fatto nei 5 anni in cui ha governato la città e si aspetta una certa continuità. Sì, io penso, abbiamo ragionato, ho ragionato, poi durante le serate dopo, insomma, questi giorni, su questo risultato. Penso che abbia premiato, credo, la nostra morigeratezza negli atteggiamenti. Nel senso che noi non abbiamo mai né raccontato in modo altisonante o comunque con grandi titoli di giornale quello che abbiamo È fatto, vero. che è visibile, poco o tanto è quello, così non ci siamo mai neanche annichiliti di fronte alle difficoltà che oggettivamente amministrando ci sono. Ricordo a tutti che purtroppo la situazione italiana ha compresso moltissimo le azioni dei comuni e l'ha compressa sia in termini economici, la faccenda più conosciuta, mancano soldi, eccetera, eccetera. Un dato per ricordare così, noi scontiamo 700.000 euro in meno di possibilità di spesa corrente dal 2014 a quest'anno,
Nel 2014 ci è stato riconosciuto dallo Stato circa 350.000 euro. Quest'anno abbiamo reso allo Stato, per una sorta di collaborazione ai comuni che hanno difficoltà, circa 350.000 euro. Il tutto fa 700.000 euro in meno da spendere in lavori normali, nel senso, per esempio, nel taglio dell'erba, piuttosto che nella contribuzione alle attività festaiole o non solo ovadesi, piuttosto che gli stipendi, piuttosto che il riscaldamento nelle scuole. Insomma, tutte le attività che non hanno carattere fisso, quali sono le spese di investimento. Questi aspetti, contro questi aspetti si è dovuto governare, soprattutto nei primi anni, primi 3 anni e mezzo. Ultimamente a novembre c'è stata una piccola apertura, speriamo rimanga, per poter effettivamente spendere un po' di denaro, soprattutto in manutenzione, perché la città ha bisogno di manutenzione. Tutte le città, tutti immaginano grandi opere, le grandi opere sono una grande cosa, dopodiché bisogna avere gli spazi finanziari per mantenerle. Beh, certo. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno signora Tetti, sono Manuel. Buongiorno Manuel, prego. Mi saluto a lei e al suo ospite e le faccio i complimenti. Buongiorno, grazie. La campagna elettorale, il sindaco. Grazie. Va sempre rispettato il voto, anche se non sia della stessa parte politica, il voto degli italiani va sempre rispettato. Volevo, a livello nazionale, volevo chiedere anche, fare una considerazione e chiedere al suo ospite cosa ne pensa di quello che è successo ieri, che nella giornata della festa della Repubblica un ministro e il Presidente della Camera se ne sono usciti con frasi, secondo me, pesanti, gravissime, e anche mancanza di rispetto verso i propri italiani, perché un Presidente della Camera che dice che ieri era la festa anche dei Rom, dei Sinti, a me come italiano ha dato molto fastidio, ha fatto molto incavolare. Grazie, buongiorno signora Tetti. Grazie, buongiorno Manuel. Su questa questione l'Italia, secondo me, sta clamorosamente dividendosi e sbagliando nel dividersi. Io ritengo che i ruoli istituzionali debbano sempre, in qualche modo, essere sì, molto più, come dicevo prima, moderati, attenti, in generale. Ecco, io lo dico in generale perché abbiamo un po' perso questa abitudine di saper rappresentare le istituzioni in un modo corretto, attento, rispettoso. Quando ci si mette la giacchetta del sindaco, e oggettivamente io me la metto così fisicamente non molte volte, credo, così come a maggior ragione per i livelli alti, si debba veramente ricordare ciò che si è e ciò che si rappresenta. Lo dico in senso generale, perché la banalizzazione del ruolo è una delle cose che piace alla gente, ma che rischia di traviare il compito di quella persona. Se uno fa il sindaco può stare in mezzo alla gente, io ieri sono stato tutto il pomeriggio in mezzo alla gente, la sera con la Proloco a fare anche lavori più divertenti, ma il ruolo va preservato. Si sta scivolando in una superficialità che accomuna quello che è stato fatto, quello che deve rappresentare un ministro piuttosto che un sindaco, da ciò che è da ciò che passa attraverso i canali social soprattutto. Ecco, io se potessi dire la mia sino in fondo richiamerei tutti a un ruolo istituzionale più attento da parte di tutte le forze politiche. Pronto, buongiorno. Chissà se riuscirò a farle qualche domanda. Buongiorno signora Chetti Porceddu. Buongiorno. Volevo sapere, perché non sono riuscito a comprenderlo bene, di che partito è signora? Sì, io sono iscritto al Partito Democratico. Ho capito. La mia storia. Complimenti. La mia storia. Volevo viene dire da una cosa molto semplice. Sì. Allora, lasciamo perdere su come si è espresso il Presidente della Camera, no? Però bisogna ricordarsi una cosa, che chi ha la cittadinanza italiana, di qualunque estrazione sociale, di qualunque posto sia, è un cittadino italiano e di conseguenza uno può essere nato in Arabia Saudita, avere la cittadinanza italiana ed era la sua festa, almeno io la vedo così, senza fare tante recriminazioni, è inutile recriminare col senno di poi, come qualcuno nei tempi passati faceva molto volentieri delle predette legislature. Poi un'altra cosa che volevo dire. Sì. Per quale motivo non si riesce mai a capire bene l'impressione
che c'è tra partiti e non partiti. Forse tutti quanti si dovrebbero ricordare, a partire dal PD e da tutti gli altri partiti, che la festa della Repubblica sta a significare che prima di tutto ci sono gli italiani e poi ci sono anche i partiti, ma prima ci sono gli italiani e bisogna dire che si fa tutto per gli italiani, il popolo che li ha eletti, qualunque sia il partito. Va bene, grazie. Ricordatelo molto bene. Buongiorno. Grazie, buongiorno, grazie, buongiorno. Che dire, beh, penso, ha ragione. Già voglio dire, mi pare condivisibile. Non gli si può di certo dare torto. Certo, poi gli italiani sono il centro della nostra attività, quindi assoluto rispetto, attenzione e qualunque azione va da sé che dovrebbe deve certo, essere così. Allora, prima che come dire, la strada per Roma poi si faccia un po' troppo inoltrata, torniamo a Dovada, anche perché... un attimo solo, teniamo il telespettatore, anche perché insomma è venuto qua a trovarci, vorrei parlare di Ovada, anche perché è la prima volta che viene qui, mi sì, sembra, a filo sì, diretto, sì, ecco. Sì. Quindi vorrei capire, allora, la città di Ovada di che cosa ha bisogno secondo lei? Qual è il progetto ideale che lei ha in testa? Beh, allora, la visione, chiaramente si lavora secondo me come sindaci a due velocità. Una velocità più banalmente quella di tutti i giorni, quindi abbiamo parlato poco fa di manutenzioni, di attività legate proprio alla vita più vicina alla città intesa come abitato. Per guardare un po' più in là, noi ci siamo immaginati di continuare un lavoro che non è finito e secondo me non finirà mai, di rimarcare e tenere presente a qualunque livello il ruolo del centro zona che Ovada continua ad avere. Lo continua ad avere perché abbiamo lavorato 5 anni con i 15 sindaci colleghi proprio in questo stile. Abbiamo parlato spesso di ovadese, ci stiamo in qualche modo marcando appunto come zona importante per il turismo, per alcuni aspetti relativi, per esempio al dolcetto che è stato, che è un ottimo oggi Ovada, neanche più dolcetto d'Ovada, che è diventato motore dell'iniziativa che la regione ha portato avanti con l'anno del dolcetto, e quindi un centro zona vivo, importante, qualche volta dico di sperimentazione, perché noi abbiamo fatto alcune sperimentazioni interessanti sulla sanità e ne stiamo proponendo altre, insomma in prospettiva un centro zona sempre vivo. Su questo non solo dobbiamo lavorare, ma dobbiamo anche spesso difenderci dagli attacchi del centro. Lo dico con dispiacere, ma purtroppo il Piemonte è sempre stata fortemente torinocentrica e noi siamo oggettivamente molto molto periferia. Ma siamo anche dell'idea che, come scriveva Rumiz in un libro bellissimo in cui raccontava di 8.000 chilometri trascorsi sui treni secondari, faceva un paragone tra queste linee secondarie, che noi difendiamo anche in modo forte, faceva il paragone con i capillari di un corpo. Si sa che un corpo solo di vene e arterie non può vivere, il corpo vive di capillari. Nel momento in cui si ridimensiona lo spazio di servizi alla periferia, la regione decresce, lo Stato decresce. Quindi la nostra battaglia è un po' in questo senso, difesa dei servizi e promozione di proprio un'identità da centro zona. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno Ketty. Buongiorno Paolo, buongiorno, prego. Buongiorno a tutti. Che è anche poi il mio sindaco, essendo io vadese, buongiorno. Anche per trapiantato Venezia, buongiorno sindaco. Io volevo fare complimenti per la sua rielezione. Grazie. Volevo poi nel contempo vedere un attimo i problemi che ci sono in Ovada. Lei adesso mi ha già elencato diversi, io aggiungerei appunto, mi pare fondamentale quello dei trasporti, soprattutto con Alessandria, quello della sanità riguardo sì. all'ospedale. Certo. Sono problemi nei quali le chiedo di impegnarsi, so che lei lo sta già facendo. Però cerchiamo di spremerci ancora un pochino per un impegno che in effetti serve, anche perché siamo una zona anche collinare, per cui tutte le persone dei dintorni è giusto che abbiano sia un collegamento con il centro zona che anche eventualmente una possibilità di un ospedale, considerato poi che c'è anche un cartello autostradale subito lì vicino. Certo. Per il resto Ovada spero riesca sempre a progredire,
da sempre meglio, tanti tanti auguri, grazie. Grazie Paolo, grazie. Grazie. Il nostro telespettatore ha toccato due argomenti che sono poi, come dire, zona calda, no? Ecco, la sanità e poi, anche lei ne stava parlando prima, dei trasporti. Prima che iniziasse la trasmissione, parlando di trasporti, mi stava dicendo che sta combattendo contro chiusura importante. Sì, siamo in prima linea con i colleghi sindaci, ma soprattutto con i comitati dei pendolari, ma io credo in questo caso un po' con tutta la città, anzi così racconto già che ci sarà presto una conferenza stampa importante alla stazione di Ovada, perché in questi giorni, per motivi per noi sbagliati, ma insomma si sta chiudendo la biglietteria della stazione. Riteniamo un ulteriore impoverimento di un presidio, una bella stazione, è stata ristrutturata, è comunque un crocevia, perché le stazioni lo sono per definizione. Non avere la biglietteria aperta è veramente una perdita importante. È vero, ci sono nuovi sistemi di pagamento, ci sono le app, ci sono mille altri modi, però la presenza all'interno della stazione, non vi è neanche più il bar purtroppo, quindi è veramente una stazione povera se non vi è la presenza dell'uomo. Si sembra quindi lasciata lì, un po' abbandonata, considerando che da Acqui a San Pier d'Arena non vi sono altre biglietterie attive. Insomma, io credo che anche in termini di spesa, considerando la grande famiglia di Trenitalia, si possa immaginare questa spesa. Dall'altra parte invece c'è la grande battaglia per il ripristino dell'Ovada Alessandria. È un elemento di quelli importantissimi, distintivo per il futuro della città. Noi perdiamo cittadini perché non c'è un collegamento comodo per Alessandria. Ci sono gli autobus, verissimo, non è la stessa cosa. No. Gli autobus sono più lenti, sono più scomodi, il treno è un elemento fondamentale. Faremo una battaglia infinita, abbiamo anche in questo caso ancora testimoniato una progettazione, devo dire che l'Agenzia della Mobilità Piemontese è attenta ed aperta a questa iniziativa, abbiamo un'azienda privata che sta mettendo a punto una proposta progettuale per far camminare sulle rotaie dell'Ovada Alessandria mezzi privati, naturalmente convenzionati, e anche questo sarà un elemento di sperimentazione. Direi che Ovada da sempre non solo chiede, propone, lo abbiamo fatto con i codici verdi delle ambulanze, l'abbiamo fatto con gli OBT, adesso l'ospedale di continuità, che è un'iniziativa sicuramente temporanea, nel senso che è sperimentale per un anno, ma se funzionerà sarà poi trasferita come servizio anche in altre realtà piemontesi. Ecco un po' un posto in cui si può ragionare, c'è tanta disponibilità da parte di tutti gli operatori, perché queste cose si fanno non solo certo per il sindaco, ma per un ambiente positivo che riteniamo di poter mettere a disposizione della regione intera. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, io non sono della zona del... Si può alzare un po' l'audio, per favore, scusate? Sì. Io non sono della zona del signor sindaco. Ok. Però volevo dire una cosa. Mi sarebbe più logico che voi chiedete sempre il voto. Non dovete solo chiedere il voto. Dovete chiedere quando volete qualcosa e non riuscite ad averlo. Anche che noi vi aiutiamo, scendiamo in piazza e via dicendo, che riusciamo finalmente ad avere qualcosa tutti assieme, perché non è solo lei rappresenta me, ma meno male io faccio parte di una comunità che la devo aiutare. Se non riesce a farmi avere quello che voglio, devo anch'io mettermi in linea come si mette lei. Mi sembra una stupidaggine, ma credo che ormai, se non facciamo così, non si riesce a avere nessun risultato. Grazie, buongiorno. Beh, forse, se ho capito bene, parla di partecipazione. Sì, cioè se viste considerato che comunque sia lei si adopera con chi sta più in alto del suo ruolo, quindi parliamo delle regioni, perché il cittadino non può venire in suo soccorso e assolutamente dire, sì, assolutamente in piazza sì, perché il mio sindaco voglio fare questo e a Torino allora, non ascolta. Sono d'accordo, allora il mio stile, il nostro stile è uno stile molto determinato, ma non troppo chiassoso. È un po' ognuno ha il suo stile. Però vi assicuro che ci potrà essere necessità
perché comunque la sanità va difesa in un momento certo. In cui avete sentito questa mattina alcune parti dell'Italia prevedono di sostituire medici con militari medici, cioè siamo in una situazione davvero disperata, quindi questo tutta l'Italia purtroppo, quindi sarà sicuramente forse necessario, però a prescindere, siccome tutto sommato abbiamo mantenuto un certo numero di servizi, in qualche modo abbiamo anche ottenuto qualcosa rispetto a altre zone, non abbiamo mai avuto necessità diciamo di scendere in piazza. Per esempio incominciamo con questa questione della biglietteria di Ovada, faremo sicuramente un po' di rumore, tra virgolette, sempre rispettoso, ma per dire che non ci bastano gentili risposte come quelle che ho avuto io, gentili nella forma, ma assolutamente negative nella sostanza. Prive di sostanza. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, prego. Buongiorno, ciao Chetti e ciao Paolo. Buongiorno. Ciao. Un'informazione di questo genere qua, brevissima, le strade di Ovada. Sì, posso rispondere con competenza. Solo questo? Allora, solo questo, sì. Le mettiamo a posto perché sono specialmente ad esempio Corso Italia, ecco, è un po' pericoloso. Sì, Corso Italia. Ok, grazie, buona giornata. È una domanda che proprio... Cade a fagiolo, sì. Allora, ci sono delle strade che non sono del Comune di Ovada, sono della provincia. Ora uno, naturalmente, come si è sentito dire, 50 euro di asfalto si potrebbero spendere. Devo dire, cari concittadini, che la Corte dei Conti per 18 euro un po' di anni fa fece un rilievo, molti anni fa, ecco, ormai non a me, ecco, per 18 euro di spesa, quindi ci sono delle regole che sono difficili da comprendere, anche io onestamente mi infastidisco e Corso Italia sicuramente noi non possiamo operare. Per tutte le altre, in questo momento si stanno facendo circa 250.000 euro di lavori di asfalto e vedrete voi che abitate Ovada che sostanzialmente poco si vedranno, perché ho fatto un conto prima delle elezioni per rendermi un po' conto e anche per avere come dato in caso di dibattito, che poi in realtà non è mai servito questo dato ma lo dico adesso, abbiamo fatto un conto con gli uffici, escluso via Gramsci, sanno gli ovadesi di cosa parlo, quindi quel gravissimo danno che c'è su quella direttrice importantissima, e i marciapiedi, perché mi sono dimenticato di inserirli. Noi avremo bisogno oggi per fare una manutenzione seria tra scuole, strutture comunali e strade, eccetera, il verde pubblico, di 9.750.000 euro. Questo è quello che oggi servirebbe per mettere Ovada veramente, farla diventare una piccola Svizzera, come dico io. Bene, ne possiamo spendere circa 1 milione all'anno, quindi la coperta è quella. Cercheremo di fare il meglio possibile, naturalmente con questo limite, un rapporto 1 a 10 circa. Che tristezza questa cosa. Sono i fatti. Senta, ma con la regione che politicamente è lontana dal suo pensiero, anche se una delle prime affermazioni che è stato fatto è quella che la nuova giunta targata Alberto Cirio non sarà più torinocentrica ma si occuperà delle province. Con questa giunta che cosa spera di ottenere e com'è stato il suo rapporto invece con l'ex giunta? Ma intanto ho sentito anch'io questa affermazione di Cirio, la ritengo un'affermazione condivisibile e corretta. Certo. Ma dunque noi abbiamo avuto un buon rapporto con la giunta Chiamparino, qualche volta un filo appunto in contrapposizione quando sono passati alcuni messaggi che ci impensierivano soprattutto rispetto all'ospedale, ma abbiamo avuto anche molta attenzione da parte di Saita, l'ex assessore della sanità, con il grande lavoro di Ravetti, che comunque è un deputato, è un consigliere regionale che è sempre stato motore di avvicinamento. Certo. Però io, guardate, credo che non vi saranno problemi, perché quando, soprattutto noi piemontesi, siamo molto rigorosi, molto severi, e quando si assumono ruoli
sono ruoli per tutti. Io non ho motivo di credere che ci saranno problemi. Ci confronteremo, faremo le nostre riflessioni, faremo le nostre richieste, continueremo a fare le nostre proposte, il nostro stile non cambierà e sono confidente che si potrà andare avanti bene. Lo dico convintamente perché precedentemente già abbiamo avuto, io ero assessore, rapporti con altre giunte non dello stesso colore e abbiamo potuto lavorare con la stessa tranquillità. Signor Sindaco, io le auguro un ottimo lavoro, altri ottimi, guardi, c'è un suo concittadino che dice che è finita la trasmissione, Fabrizio Mattana. Le auguro buon lavoro. Grazie. E che siano 5 anni pieni di soddisfazione. Di impegno sicuramente. Ah, quello, guardi, non, conoscendola non ho dubbi. Grazie al sindaco della città di Ovada, Paolo Lantero, grazie a tutti voi, con Filo Diretto ci vediamo domani alle 12, adesso la linea al telegiornale. Buon pomeriggio. Arrivederci.